Buongiorno a tutti, mi chiamo Giancarlo Pinto e assieme al professor Elenio Celorie abbiamo deciso di mettere a disposizione della biblioteca universitaria una serie di lezioni sulla fotografia. Questa idea nasce da una collaborazione tra l'Università di Genova, il Polo della Fotografia, la Biblioteca Universitaria per dare spazio alla fotografia. Inizieremo con una lezione sulla macchina fotografica. Esistono diversi tipi di macchine fotografiche, però soprattutto abbiamo lo schema che è diverso e abbiamo quindi uno schema che viene detto a mirino, dove in questo schema il soggetto viene inquadrato attraverso un mirino posto sopra la macchina fotografica, ma l'immagine che viene proiettata sulla pellicola ha un punto di vista leggermente più basso perché entra dall'obiettivo. E qui abbiamo l'errore di parallasse. Poi abbiamo l'altro schema, a reflex. L'immagine, colta dall'obiettivo, è vista attraverso un sistema composto da pentaprismi e specchi a 45 gradi che riflettono l'immagine attraverso il mirino. Qui invece non esiste l'errore di parallasse. Vediamo la fotocamera, detta anche a telemetro. Il mirino è sopra, separato dall'obiettivo. Quindi l'oggetto viene inquadrato attraverso il mirino posto sopra, ma l'immagine viene impressionata sulla pellicola attraverso l'obiettivo. E quindi, se io mettessi anche una mano sopra l'obiettivo, non mi accorgerei di non poter fare la fotografia. Infatti, il mirino prende un campo più vasto di quello che è il campo dell'obiettivo, proprio per non tagliare una parte dell'inquadratura. La fotocamera reflex, invece, è una fotocamera che ha l'immagine che è vista attraverso l'obiettivo, dopo una serie di riflessioni con specchi a 45 gradi. Ciò che vediamo dal mirino corrisponde esattamente a ciò che fotografiamo. Nel momento in cui scattiamo la fotografia, si alza lo specchio che vediamo appunto nell'immagine e l'immagine va a sensibilizzare direttamente la pellicola. Cos'è il diaframma? Il diaframma è un dispositivo meccanico destinato a limitare il diametro del fascio luminoso che entra nell'obiettivo. Infatti, se noi guardiamo a sinistra, vediamo che quando il diaframma è tutto aperto e difatti non vediamo le lamette intorno, abbiamo che è a fuoco l'oggetto che è in primo piano e sfocato l'oggetto in fondo. Poi vediamo le lamelle che si chiudono un pochino di più e sotto vediamo il diaframma chiuso, ma abbiamo sempre un buchino al centro. Però in questo caso, quando il diaframma è chiuso, noi abbiamo a fuoco sia l'oggetto in primo piano sia l'oggetto in secondo piano. E quindi l'apertura del diaframma determina proprio la profondità di campo. E qui sappiamo anche che la misura del diametro e profondità di campo sono inversamente proporzionali. Il regolatore della sensibilità e l'otturatore. Cos'è? È il punto dove noi facciamo scattare la fotografia, il click. L'otturatore è un dispositivo che consente alla luce di entrare secondo dei tempi prestabiliti. Esistono due tipi di otturatori: centrale o a tendina. A sinistra vediamo l'otturatore a lamelle, mentre sotto vediamo quello a tendina. Il regolatore regola anche la sensibilità in ASA ed IN e viene regolato prima di introdurre la pellicola è imposto il rapporto tra l'otturatore e il diaframma. Il mirino, noi ne abbiamo, è un sistema di puntamento dell'inquadratura del soggetto da fotografare e quindi esistono tre tipi di mirino. Abbiamo il mirino all'altezza dell'occhio, cioè quello delle normali macchine fotografiche, poi abbiamo il mirino all'altezza del petto, quando noi abbiamo la macchina che la teniamo sospesa e quindi vediamo l'inquadratura dall'alto verso il basso, e poi abbiamo il mirino moderno, cioè quindi quello esterno, che noi possiamo ruotare a secondo dei nostri piacimenti. Cos'è
cosa vedevamo una volta dentro al mirino? Noi una volta vedevamo soltanto se era fuoco e Liasa e Din. Mentre oggigiorno nei nuovi mirini noi abbiamo un sacco di informazioni in più, dalla carica della batteria, Liasa e Din e poi tutta una serie di controlli. La pellicola. Abbiamo il dorso della pellicola dove è alloggiata questa e la parte posteriore del corpo macchina è proprio predisposta per l'alloggiamento della pellicola e dei meccanismi per il suo trascinamento. Qui si vede bene la pellicola ancora tutta da avvolgere e una parte appena inserita nel nuovo rullino che poi è quello che farà da trascinamento, che può essere manuale o motorizzato. Dietro abbiamo appunto nelle macchine fotografiche 24x36, le reflex o le altre, abbiamo quella parte, quel rettangolo che non fa altro che spingere la pellicola attaccata alla nostra superficie. Il dorso di una macchina fotografica ha la duplice funzione di chiudere l'apparecchio ermeticamente alla luce, di mantenere piana la pellicola mediante uno spessore. Qui sotto vediamo anche il magazzino dell'Assemblad, mentre qui a destra vediamo il corpo dell'Assemblad, il suo magazzino, l'obiettivo e il paraluce. Infine, in quest'ultima diapositiva, vediamo come si inserisce la pellicola. Si inserisce a sinistra e si fa scorrere verso destra agganciandola al nuovo rullino. Le macchine fotografiche prima di essere a rullino erano a lastra. Le prime macchine infatti avevano una lastra che conteneva o una pellicola o delle lastre in vetro che si inserivano nel dorso della macchina. Qui a destra vediamo la macchina che praticamente è la classica, il banco ottico, dove quindi vediamo due modelli con le varie lastre che venivano messe all'estremità. Qui poi vediamo delle altre macchine fotografiche dove abbiamo anche queste macchine che si servivano di lastre oppure dei primi rullini che praticamente permettevano proprio di scattare le nostre immagini. Nel museo che stiamo allestendo abbiamo raccolto più di 400 macchine fotografiche, un po' di tutti i tipi e altri apparecchi che servono appunto come flash e altre cose. Grazie, arrivederci.